Ciao ragazze, ciao ragazzi, sono particolarmente emozionata e felice di filmare questo video perché sarà un tuffo nel passato, quindi se siete nate fine anni 80, inizio anni 90, questo sarà veramente un flash pazzesco, perché oggi vi farò vedere tanti dei miei giocattoli che ho ritrovato dopo decenni tipo e mi risvegliano un sacco di bei ricordi e voglio condividerli con voi, quindi sono anche abbastanza emozionata in questo video per farvi vedere tutte queste cosine e non so da dove iniziare. Allora, inizierei forse da questo. Chi non si ricorda i Polly Pocket, ragazzi? Io ero pazza per i Polly Pocket, avevo un sacco di cosine che sinceramente non so dove siano finite, perché in realtà penso le abbia mio papà, perché queste sono tutte le cose che ho recuperato da mia mamma, però da mio papà ci deve essere tre volte tanta roba, perché avevo una collezione di Polly Pocket infinita, cioè li avevo tipo tutti. Questo non so in realtà come si chiamasse, penso sia tipo un beauty case Polly Pocket. Per pulire tutte queste cose ci ho messo una vita, ma adesso sono igienizzate perfettamente, cioè come nuove davvero, sono molto molto fiera. Mi ricordo che qui in questa portellina tenevo tutte le mie bamboline Polly Pocket, però adesso non ci sono, chissà che fine hanno fatto. E questo è appunto un beauty case, chi non si ricorda il mitico logo Polly Pocket. Io con i Polly Pocket, cioè, ero letteralmente fissata. Allora, quando lo apri, qua sopra c'è la casa delle Polly Pocket, che penso che se si apre, sì, diventa ancora più grande. Da questa parte c'è la piscina, che mi ricordo mi piaceva un sacco. C'è la piscina, poi ci sono le sedie a sdraio, asciugamani, tre cactus. E poi questi, che cos'erano questi piccoli cerchietti? Scrivetemi se lo sapete. Questi piccoli cerchietti, in questi piccoli cerchietti si incastravano le bamboline, le Polly Pocket, che erano piccolissime, mamma mia. Chissà se le fanno ancora le Polly Pocket. So che poi le hanno fatte per un periodo, tipo negli anni 2000, primi 2000, però erano grandi, o forse mi ricordo male io, boh, non lo so, questo ricordo. E con gli scalini, mi ricordo quando ci giocavo con queste cose, gli facevo fare i gradini. Era bellissimo, la fantasia che abbiamo da bambini è proprio un peccato che la perdiamo con gli anni, no? Dovremmo sempre mantenere questa fantasia, questa gioia di giocare, che non dovremmo mai perderla, bisognerebbe sempre rimanere un po' bambini. E qui, anche qui ci sono le poltrone, e poi qui la sala da pranzo con il tavolino, con le sedie, qui un altro asciugamano, è bellissimo. E poi invece sotto questi altri ripiani, ovviamente non c'è più niente perché ho rimosso tutto, ma c'erano dei trucchi, mi ricordo che c'era tipo un rossetto, un ombretto, e anche qua sotto stessa cosa, non so se si riesce a vedere, anche qua sotto, ah sì, se lo apro magari si riesce anche a vedere, anche qui c'erano tipo dei rossetti, perché appunto era un beauty case, quindi c'erano tutte queste cosine beauty, che figata. Io mi sentivo tanto tanto grande con questo beauty case, proprio come se, sì, fossi grande. Era bellissimo da piccoli dire quando sarò grande, è una frase che mi manca poter pronunciare. Oh mio Dio, qua dentro mi ricordo che cosa c'era, c'era la cipria delle Polly Pocket, se non sbaglio. Sì, c'era la cipria delle Polly Pocket, e ragazzi, ci sono ancora residui di cipria delle Polly Pocket di tipo 20 anni fa. E tra l'altro avevo preso anche il colore giusto, notare, perché è pallidissima come me. Notare, scrive ancora, non le fanno più le ciprie come una volta nelle Polly Pocket, davvero. E qui c'era la cipria, effettivamente, e mi ricordo che mi piaceva un sacco, non ho idea di dove sia finita, così come non ho idea di dove siano finiti tutti i trucchi e le bamboline, ma sono in una missione per ritrovare tutto, ragazzi, perché qui questo è solo veramente il 5%, se non il 2% di quello che io in realtà avevo, e devo assolutamente ritrovare tutto. Però questo beauty case Polly Pocket, ragazzi, è una chicca, era una chicca, che io lo adoravo i miei Polly Pocket. Poi altra cosina dei Polly Pocket, ho questo piccolo triangolino, di questi ne avevo almeno 3, penso ce ne fossero 4 in totale, e ne avevo almeno 3, mamma mia, ho visto la data dietro, Bluebird Toys 1991, ragazzi, non credo di averlo preso proprio nel 91, ma magari era tipo il 95, però 91, ragazzi, rendiamoci conto. Polly Pocket! E questi vi ricordo benissimo perché erano, sono tipo come le scatoline degli anelli, avete presente quando compri un anello, c'è una scatolina così e poi c'è l'anello. Infatti qui, oddio, c'è ancora la bambolina, qui c'era proprio, c'è lo spazio per l'anello, e mi ricordo che c'era l'anello, sì, adesso mi ricordo, oddio, ve li ricordate questi? Vi prego, ditemi che ve li ricordate, voglio troppo che qualcuno di voi si ricordi. C'era l'anello,
E poi sull'anello c'era tipo una cupolina con tipo dei fiorellini e la bambolina andava inserita all'interno. Mamma mia, devo averlo da qualche parte, devo assolutamente trovarlo. E questo è una figata perché è una specie di teatro, qui c'è il pubblico, il microfono e poi c'è il maestro, aiuto, che non l'ho perso in 20 anni, non vorrei riperderlo adesso, e c'è il maestro d'orchestra che si metteva qui e dirigeva tutto quanto. E qui c'è il violino, il mazzo di fiori, no vabbè, cioè io adoro troppo, e poi si poteva anche cambiargli ovviamente posizione e metterlo qua, poi c'era il pubblico, che figata, però, ah Dio, fa l'inchino! Che ricordi ragazzi, che ricordi, mi piacevano troppo questi Polly Pocket, si aprivano e nasceva un mondo, cioè queste scatole magiche tutte colorate con questo, vabbè il logo è mitico, mitico, e quando le aprivi c'era un mondo dentro e con la fantasia potevi fare tutto quello che volevi. Era bellissimo, quante storie inventavo e le rendevo vere con la fantasia, era bellissimo. Poi dei Polly Pocket, in realtà ho anche l'orologio dei Polly Pocket, però quello ce l'ho in camera mia, a casa di mia mamma, non so perché non l'ho preso, quello ho voluto tenerlo in camera, non l'ho mai portato in cantina, perché qui dovete sapere, tutta sta roba l'ho recuperata dalla cantina, frugando tra roba, che penso ce ne sia anche altra lì, però devo ancora frugare da mio papà, perché penso di avere un sacco di roba da mio papà, anzi penso che tutti i Polly Pocket siano da mio papà, questi sono solo quelli che avevo lasciato da mia mamma, e un altro è questo, quindi vi farò forse un video aggiornamento con tantissime altre cosine, ma qui ragazzi ne abbiamo veramente tante, quindi abbiamo una bella lista da farvi vedere. Un altro Polly Pocket è questo giallo, questo non era tra i miei preferiti, mi piaceva molto di più il Beauty Case, se vi devo dire la verità, me lo ricordo ancora. Questo 1990 ragazzi, 1990, anche qui, sì, qui purtroppo controllato, infatti non ci sono bamboline, però questa è una figata, mi piaceva dentro ma non piaceva tanto il colore giallo, e all'interno è un salone da parrucchiera, allora c'è primo piano la stanza, poi i saloni con i caschi e tutti i prodotti beauty, le spazzole eccetera. Una cosa che mi ricordo benissimo è che la porta dove si apre, sì, mi ricordo, sì, ta-da, la porticina si apriva, questo me lo ricordo benissimo perché mi piaceva tantissimo, facevo entrare i Polly Pocket e poi aprivo la porta e poi li facevo entrare, era bellissimo, e poi si sedevano qui e gli facevo la messa in piega e c'erano le parrucchiere, che figata. E poi quando volevo chiudere questo mondo magico chiudevo tutto quanto e la mia fantasia rimaneva praticamente intrappolata all'interno, quando li aprivo, wow, la fantasia ripartiva, era bellissimo. Ho un sacco di cosine, dei mini pony, e qui ne ho, allora, ho questo, che è, non so se era proprio mini pony, perché non c'è scritto mini pony da nessuna parte, però secondo me era proprio mini pony, ed è, vabbè, questo bellissimo mini pony con la chioma rosa, e qui mi sa che c'era una pietra tipo che io ho rimosso, ovviamente, neanche a dirlo, si poteva anche girare la testa dei mini pony, suppongo, beh adesso è fissa, però anche questi mi portano un sacco di ricordi. Vi ricordate la sigla dei mini pony? Io non sono brava a cantare, ma vola, cioè non potevo, era mio mini pony, non potevo, è bellissimo. E adesso non li fanno più i cartoni così fighi, comunque, by the way, so che è una frase che si sente tantissimo, però è vero, i nostri cartoni erano i top dei top, ragazzi, adesso c'è paragone. E la sella, mi ricordo che si apriva, sì, e c'era una specie di, tipo, un nascondiglio segreto, e si potevano nascondere tutte le cosine all'interno della sella e poi si richiudeva, ta-da, 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 mini pony. Però appunto non so se era proprio mini pony questo o fosse una cosa simile, perché i mini pony avevano tutti un simbolino tipo sul culetto, ognuno aveva un simbolino diverso, comunque questo è uno. E poi ne ho un altro uguale, però fucsia con la chioma turchese, molto chioma Tiffany, e anche questo ha la sella che si apre, suppongo, sì, e questo ha questa chioma turchese bellissima, che è ancora molto shiny, è molto, boh, non lo so, mi piace. E anche questo, mi sa che avevo una pietra qui, però anche questa ovviamente l'ho staccata. Ritorno a una bambina di 10 anni in questo momento, sto tornando bambina. Allora poi, vabbè, questo è uno dei più vecchi che io posso farvi vedere in questo momento. Penso che sia proprio uno dei più vecchi che avevo. E questo purtroppo si è rotto. Questo è un gufo tutto colorato, ok? Ho un sacco di ricordi con questo gufo, gli volevo proprio bene, gli voglio bene. E questo gufo aveva una specie di
tipo una porticina qui che tu potevi aprire e il colore qui all'interno ogni volta che aprivi la porticina cambiava. E mi sa che anche lui parlava, non sono sicura, ma mi sa che lui parlava, qualcosa faceva. Comunque c'era questa porticina che io aprivo e poi cambiava il colore qua all'interno e lui diceva qualcosina, però non mi ricordo esattamente, ma credo ci siano le batterie. E c'è scritto un anno, sì, 1984, ve l'avevo detto che questo era il più vecchio di tutti, 1984, ragazzi, rendiamoci conto, mamma mia, non ci posso credere. Quando l'ho rivisto non lo so, mi sono proprio emozionata. Questo penso che sia un vero e proprio mini pony, ok? Eccolo qua. Mini pony con le ali. Sì, è per forza questo mini pony, perché questi non hanno le ali. I mini pony avevano tutti le ali, se non sbaglio, vero? Mi sa di sì. Beh, questo comunque me lo ricordo benissimo. Il suo simboletto è un colibrì. Potete vederlo? È un colibrì, infatti mi ricordavo che tutti avevano un simboletto, ma questo era il mio preferito. Allora, uno perché è piccolino ed è carinissimo, due perché aveva i capelli rosa e la coda rosa lunghissima, ma tre, io amavo le ali di questo mini pony, cioè guardate quanto sono, secondo me erano ali reali e lui poteva prendere il volo in qualsiasi momento. E sono particolarmente affezionata a questo mini pony. Allora, altra cosina che ho trovato, e avevo anche altri personaggi di questa serie, io purtroppo non mi ricordo né se erano un cartone animato né se erano personaggi di un film, dei fumetti, non ne ho la più pallida idea, però mi ricordo che c'era lei e poi c'era una ragazza bionda con i colori rossi, giallo e blu se non sbaglio, e avevo anche la bambolina della ragazza bionda a cui ero molto affezionata e vi giuro che non ho idea di dove sia finita, ma fatemi sapere se sapete di che serie si tratta, di che cosa si tratta, perché cavolo non mi ricordo proprio questa. Allora, anche qui c'è, mamma mia, 1983, cioè non ero neanche nata, ragazzi, oddio che ricordi, però insomma è ancora in buono stato, voglio dire. Sembrano quasi degli alieni, hanno questi vestiti molto spaziali, però lei era rossa, blu e bianca, ve la ricordo benissimo, dovevo averla da qualche parte, però mi piaceva tanto questa. E poi, altra figata, allora si potevano, vi prego, voi dovete ricordarvi di questi giocattoli. Allora, si acquistava, c'era tipo un orsacchiotto con un sacchettino accanto con tanti piccoli orsacchiotti, tutti con il pannolino, e poi quando mettevi gli orsacchiotti con il pannolino nell'acqua calda o fredda, non mi ricordo, mi sa calda, il pannolino cambiava colore e diventava o rosa o azzurro a seconda se era una femminuccia o un maschietto. E io ne avevo un sacco di questi, davvero davvero tantissimi, e sono riuscita a trovare soltanto questi due. Questo è un orsetto che mi sembra fosse un maschietto, di questi orsetti mi ricordo erano tutti maschi e solo una femmina, e invece questi cagnolini mi ricordo benissimo erano più femmine che maschi. Cioè, boh, che ne so, io mi ricordo che volevo le femmine, però mi ricordo che volevo le femmine. E qui, il primo che ho preso però mi ricordo era questo, l'orsacchiotto. Poi sono arrivati i cagnolini e ho trovato questi che appunto, se notate, hanno il pannolino, perché appunto quando li immergevi poi scoprivi se erano maschietti o femminucce. Che figata, che figata. Io spero che qualcuno se li ricordi, perché io ero ossessionata da questi, mi piacevano troppo, mi divertivo un sacco a scoprire se erano maschi o femmine. Poi un'altra, allora, queste mitiche, ne ho altre di questi bambolotti. Ci sono le Cabbage Patch Kids. E qui c'è la data, 1984, anche qui stiamo parlando di oltre 30 anni fa, mamma mia, amavo le Cabbage Patch, tant'è che le mie prime bambole sono state proprio le Cabbage Patch. La mia prima bambola era una Cabbage Patch che ancora ho e si chiama Camilla, ed è anche in buono stato, devo dire, e questa invece è una ballerina che non so perché ho messo in cantina, ma me la ricordo molto 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 bene. Non era tra le mie preferite, la mia preferita era quella con i capelli castani che portava un cuore in mano, vabbè, e però ho ritrovato questa, che ricordi ragazzi, amavo le Cabbage Patch, facevano di tutto, dalle bambole alle bamboline piccoline così in plastica, erano ovunque, hanno spopolato negli anni 90 in Italia, forse 80,
in America o non so da dove arrivassero, forse dagli UK, non lo so. Comunque io amavo letteralmente le Cabbage Patch. Erano fantastiche. Poi ho ritrovato, vabbè, questo probabilmente non sarà tanto interessante per voi, però io ho un sacco di memorie, un sacco di ricordi, non di memorie, di ricordi legati a questa borsettina, perché mi piaceva un sacco. C'era una perla un po' più grande qui e tu potevi chiudere questo anello sulla perla e rimaneva chiusa, ed è una borsetta fatta tutta di perline con il... quindi in questa specie di laccio per poterla tenere, e c'erano dentro 3 scomparti. Mamma mia, che ricordi! Mi ricordo che mi sembrava di essere grande, portavo in giro questa borsetta, che tra l'altro mi sembrava molto più grande. Adesso ce la vedo piccolissima, mamma mia, mi sembrava enorme quando ero... cioè non enorme, ma mi sembrava grande quando ero piccola, mi sembrava una vera e propria borsa. Invece una piccola pochettina che io usavo e mi sentivo molto grande, mi sentivo molto figa con questa pochettina, potevo metterci dentro di tutto. Ah, era fighissimo. Poi ho trovato questo che in realtà mi ricordo molto bene, ma non mi ricordo bene a cosa servisse. Cioè, nel senso, allora l'ho aperto e questo è a tutti gli effetti un tavolo da picnic, sostanzialmente, perché lo apri e diventa proprio, anche le mani tra l'altro, notare le gambe, però diventa a tutti gli effetti un tavolo da picnic, e probabilmente ci giocavo con le bambole, cioè nel senso, poi le bambole facevano il loro picnic con questo tavolino, che è, e questo è del 88, Mattel Inc. Ah, della Mattel, perché la Barbie era Mattel, o è Mattel, vi ricordate questo brand? Mamma mia che flash, dell'88, e questo poi si chiudeva e diventava questo personaggio molto carino. Tarantara, con tutti i cupcake disegnati. A questo punto, ah no, ancora questo da farvi vedere, che è una, è praticamente un cupcake, ok? È un cupcake che sorride. Forse è fratello di questo. Penso di sì, perché sono molto molto simili. Ve li ricordate questi? Io non mi ricordo come si chiamano. Chissà che nome ha. Mattel dell'89, sì, quindi stesso brand, 88-89, li hanno, doveva essere una serie di, non lo so, di oggetti con le mani e con i piedi che diventavano umani, e, però questo tavolo non mi piaceva tantissimo, non era tra i miei preferiti. Invece la casetta mi piaceva un sacco, con tutti questi zuccherini colorati, la ciliegina, e mi piaceva un sacco perché la porta è molto carina, con le tende, e poi aprivo e facevo entrare le bambole. Questa era la casa delle bambole, sostanzialmente. Però questo mi piaceva particolarmente, infatti quando l'ho rivisto, mamma mia, mi sono messa a gridare, ero molto affezionata a questa casetta per un qualche motivo stranissimo, non lo so. Però chissà se qualcuno di voi se le ricorda queste cose, chissà che altri oggetti viventi hanno fatto. Io penso di avere solo la casetta e il tavolino. E poi io, dovete sapere, ero una fan strasfegatatissima di Sailor Moon, ok? Fan più grande di Sailor Moon non esisteva, ragazzi, e io ho ritrovato tutti gli scettri di Sailor Moon. Avevo anche tutte le bambole di Sailor Moon che devo ritrovare, ma intanto voi adesso vedrete tutti gli scettri. Prima voglio farvi vedere, ho trovato questo diario di quando ero alle medie, ok? Che io ho trasformato praticamente nel diario di Sailor Moon. Non so come ci ho applicato questo adesivo che non si stacca più, quindi devo averlo proprio incollato bene con l'attack, e una guerriera speciale, il cuoricino, e all'interno che cosa c'è? C'è solo ed esclusivamente roba di Sailor Moon, non sto scherzando, ci sono tutte le figurine di Sailor Moon. Forza Sailor Moon, con il cuoricino, sono una combattente che veste alla marinara, io sono Sailor Moon. Vabbè, fantastico, mamma mia, adesso mi metterò a piangere. Sailor Moon, viva viva le guerriere, guerriere con una R, notare, Sailor. La mia preferita era Sailor Venus, forse perché era quella a cui assomigliavo di più. La mia preferita era assolutamente Sailor Venus, e la mia meno preferita era, allora, Sailor Mars mi stava un po' antipatica, e la mia meno preferita era Sailor Jupiter, non so. Sì, questi erano gli scettri e ce li ho tutti. Sì, tutti, per farveli vedere adesso. Mamma mia, che ricordi, oddio! Arriviamo appunto agli scettri. Allora, prima c'era... no, il primo mi sa che era questo, che infatti è quello a cui io sono più affezionata di tutti, ed è questo. Potere del cristallo di luna, vieni a me! E poi succedeva di tutto, era fichissimo, e lei diventava Sailor Moon. E questo era, secondo me, era il primo scettro. E mi ricordo che se spingi questa leva, poi... dovrebbe
No, non esce più saltando, ma dove... Sì, esce l'anello e questo era tipo il suo anello super magico, era bellissimo. Mi sto stupendo di avere ancora l'anello. Pensavo di aver perso tutto, invece sono stata brava e l'ho sempre rimesso a posto. Ma ero molto attenta alle mie cose Sailor Moon. E tra l'altro, poi... In Giappone ho comprato della linea di Sailor Moon, la matita per gli occhi, cioè il make up di Sailor Moon in Giappone. Quando sono stata a Tokyo ho preso la matita per gli occhi di Sailor Moon, che è praticamente lo scettro lunare. Cioè, non ci posso credere. Oddio, che ricordi! Voglio stare qui, voglio essere bambina per sempre. Posso? Possiamo, vi prego. Poi era uscito, non mi ricordo se... Forse questo, no, questo penso fosse l'ultimo, boh, non mi ricordo. Poi c'è questo, qui c'erano tre diversi suoni, mi ricordo, e si illuminava sia questo che questa parte qui, ed era bellissimo. E mi ricordo che di solito me li portava a Babbo Natale, quindi sempre per Natale mi aspettavo il nuovo scettro di Sailor Moon, perché ogni anno usciva la nuova stagione tipo a settembre, e poi a dicembre mi arrivava con Babbo Natale, mi portava, non mi arrivava Babbo Natale, mi portava lo scettro nuovo. Wow. Poi c'era questo. Questo mi piaceva molto per via di questo cuore bellissimo con fiocchetto, simboletto della luna. Anche qui si accendeva così e si illuminava anche il cuore. Questo mi piaceva tantissimo, mi ricordo. Però il mio, quello a cui sono più affezionata è sempre comunque il primo, questo qua con la luna. E però anche questo era molto molto bello. Però devo dire che non tale, cioè sono tutti e tre davvero davvero molto 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 fighi, cioè voglio dire. E poi ce n'era un altro che questo, non so se era proprio uno scettro o se era tipo una cosa in più, però c'era questa penna magica con questo rubino, e anche questo mi ricordo si accendeva. E adesso premendo non funziona nulla, però una volta quando premevi questa parte iniziava a fare la musichetta, si illuminava tutto e non so nemmeno se si apre. Oh mio Dio, si apre ed effettivamente era una penna, immagino, suppongo, ovviamente non scrive più da tipo 10 anni, però era effettivamente una penna. E cavolo, non mi ricordavo fosse davvero una penna, non penso di averla mai usata, penso di averlo sempre solo usato così. Potere del cristallo di luna! e quindi sì, questi erano tutti gli scettri che io ho, poi non so se ce ne fossero altri o se fossero soltanto questi 4. E poi un'altra cosina di Sailor Moon che voglio farvi vedere, che è questa, e anche questa era molto magica per lei, perché era una cosa che lei aveva sempre al collo. Ma mi sa che questo, nella prima serie lei si trasformava in Sailor Moon con questo, se non sbaglio, e qui dentro c'era il cristallo di luna, no, oddio, Moon Prism Power Makeup. Vabbè, all'interno, ragazzi, c'è ancora, ce l'ho ancora. Questo penso fosse il mio primo smalto per le unghie. Ovviamente lo smalto si è completamente asciugato, però era di un bellissimo rosa trasparente, devo dire. Probabilmente era... Oh mio Dio, sa di colla. Avete presente la collavina bianca quando è tipo puzza? Ecco, questo è l'odore di questo... di questo smalto per unghie. Devo averlo usato però, perché non è proprio... Sì, beh, si sarà anche asciugato, però sono contenta di averlo ancora qui. E lei, praticamente, i suoi poteri arrivavano da questo cristallo che stava qui all'interno di questo pacchetto magico, e poi le arrivavano i poteri e lei lo indossava sempre, mi ricordo. Mamma mia, che ricordi, amavo Sailor Moon. Quindi, ragazzi e ragazze, questo per oggi è tutto. Se volete vi farò una parte 2 quando trovo tutto il resto dei miei giocattoli, però questi saranno Sailor Moon, Polly Pocket, Mini Pony. Questi sono un po' i giocattoli della mia infanzia, le Cabbage Patch, indimenticabili Cabbage Patch. Questi sono un po' i giocattoli della mia infanzia, i brand e i giocattoli che usavo, sì, quindi... Mamma mia, sono super emozionata adesso che ho filmato questo video, perché mi stanno risalendo tantissimi ricordi di quando ero piccola. È stato proprio un tuffo nel passato questo video. Fatemi sapere quali erano i vostri giocattoli preferiti, se vi riconoscete, se vi ricordate di qualcosa che vi ho fatto vedere io. Scrivetemi nei commenti, sono tanto curiosa di sapere se vi ricordate di qualcosa, se anche voi giocavate con qualcosa che vi ho fatto vedere io. O vi prego, se qualcosina non ve l'ho fatta vedere ma era super popolare, scrivetemi che sicuramente vi ricordo. Quindi questo è tutto per oggi, vi mando un bacio grandissimo, vi voglio bene e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Mua, mia family, ciao!